Beh, allora ragazzi, benvenuti alla fine del Mondiale Sentiamo il rumore della folla, non 2021. lascia spazio a dubbi. Qui ad Abu Dhabi è tempo di fare sul serio. Scendiamo in pista con i team, già pronti sulla griglia di partenza. I piloti correranno oggi a Yas Island su un tracciato di 21 curve per circa 5,5 km al giro. Sono previsti lunghi rettilinei e due zone DRS, ma le opportunità di sorpasso non sono molte, solo in curva 8 e curva 11. Sicuramente ci attendono azione ravvicinata, velocità e tensione alle stelle. E come sempre qui al mio fianco, nella cabina di commento, c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Beh, controllare il piede sul pedale del gas, Carlo. Devi sempre essere paziente, non pensare di passare subito in testa al primo giro. Quindi consiglio di sollevare il piede dall'acceleratore per dare spazio agli altri. Provare una staccata in ritardo con una dozzina di auto che ti circonda a volte può darti soddisfazioni, ma è anche un ottimo modo per perdere l'ala anteriore. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e accanto a lui prende posto Sergio Perez, quindi il resto della griglia. Hamilton, Verstappen, Lando Norris e Sainz, Ocon, Fernando Alonso, Tsunoda e Daniel Ricciardo, Stroll, Vettel, Charles Leclerc e Gasly, Latifi, Russell, Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Giovinazzi e Kimi Raikkonen completa la griglia. Ci siamo, è tempo. Ecco ragazzi, ragazzi, incredibile. Siamo alla fine del mondiale, un mondiale incredibile. Stessi punti per Hamilton e Max Verstappen. Forza, oh, oh, non ci credo, Max Verstappen voleva superare in un punto impossibile Hamilton. Oh, veramente, non ci credo, non ci credo, punto da verso. Vediamo se ce la farà, vediamo se ce la fa. Oh! Ha dovuto tagliare. Quella manovra deve lasciare, deve lasciare. Restituisci la posizione. La posizione a Bottas, vai Bottas, vai! Questa gara ragazzi, si gioca al mondiale, quindi ci credo che il mitico Max Verstappen, giovane, giovane, più giovane, uno dei giovani del circuito. Oh! A che velocità è entrato! Ha sfrecciato, ha sgreggiato tutte le carene di Hamilton! E adesso va a incontrare un sorpasso ad esterno su Bottas, incredibile! Vuole il mondiale, vuole il mondiale, vuole il mondiale, raga! No, no, guardate! E qui... c'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Qui si gioca per vincere. Bottas da manforte a Hamilton. A Max Verstappen va troppo veloce. Deve andare a prendere Perez per vincere. La macchina non tiene più. Perez giro veloce, ma Max Verstappen lo sta vedendo. Vediamo se il compagno di squadra farà gioco per fargli vincere o comunque avere qualche punto extra su Hamilton. Che mondiale, che gara ragazzi, incredibile. Sono al limite, non vuole lasciare niente. Non vuole lasciare niente il grandissimo Max Verstappen. Ecco. Sergio Perez ha una velocità incredibile. Ma forse... cosa ha fatto Max? Si è avvicinato tantissimo. Perez, fallo passare, il tuo compagno. Vediamo se Perez
lo farà passare adesso che si gioca il mondiale in poche curve. No, niente, Perez. Niente da fare, Perez non molla. Da buon campione anche lui, vuole essere sorpassato. Non vuol far passare il compagno, anche se si gioca al mondiale, ragazzi. Cose mai viste in questa Formula 1, cose mai viste. La competizione che c'è tra questi piloti è impressionante. Ma non arriveranno ordini dalla scuderia. I mondiali si vincono sul campo, sulla pista, sulle quattro ruote, ragazzi. Eccolo. Miglior tempo, continua così. Eccolo, eccolo il sorpasso, non ci credo. Ragazzi, ragazzi, Verstappen ha superato Perez, Hamilton è dietro, ha una guida impeccabile e si vede che sta andando oltre il limite. Lo vuole, lo desidera il mondiale. Manca poche curve, ragazzi, due giri. Siamo a Abu Dhabi, ultimo tracciato di questo meraviglioso campionato Formula 1 2021, ragazzi. Dall'anno prossimo cambieranno le macchine, cambiano le regole, cambia tutto. Questa gara dimostrerà che... Oh, oh! Incredibile! Cosa è riuscito questo ragazzo a tenere in strada questa macchina? È incredibile! La tensione palpabile si sente. Eccolo! Curve perfette! Penso che neanche lui si renda conto di cosa sta... di cosa sta facendo, di che gara sta facendo, del traguardo che potrà assaporare sul podio tra pochissime curve. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Miglior tempo della gara, miglior tempo della gara. Ce la sta mettendo tutta, sta usando tutta la pista. Ecco ragazzi, siamo quasi alla fine di questa meraviglia. Ultime curve, ultime curve. Porca, no, 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 no. Non sbagliare, ma... Max, non sbagliare. Concentrato, sono le ultime curve per poter vincere questo mondiale incredibile. Su questa macchina incredibile, la Honda non ci sarà più. Questo motore straordinario, giapponese, Honda, ragazzi. E la mitica Red Bull, la Toro Rosso. Ultime curve, credo che neanche lui si renda conto. Neanche noi. Davvero, dopo tutti gli anni che ha vinto Hamilton. Ultime curve, raga. Ultime curve. Non ci posso credere. Ultimo giro. Ultimo giro. Una sofferenza. Le gomme ne stanno risentendo tantissimo. Concentrato, concentrato, Max. Siamo tutti con te, anche se il tuo sfidante Hamilton è un grandissimo pilota, il migliore, tu hai dimostrato quest'anno di essere più coerente, più costante, di essere più bravo, più concentrato,
un'altalena proprio di sentimenti, emozioni, di gare, di velocità. Forza Max, forza! Verstappen! Davvero, davvero, siamo gli sgoccioli di una gara bellissima. Sarà incredulo anche Hamilton. Ai box della Red Bull. Stanno già salendo tutti sul muretto per festeggiare la vittoria del nuovo campione del mondo 2021. Non ci crediamo ragazzi, ma siamo felicissimi. È proprio lui, Max Verstappen, sì! Fantastico, Max Verstappen ha vinto il mondiale piloti di Formula 1 2021. Grande Max! Sì! Sì! Incredibile, incredibile ragazzi, incredibile. Vittoria spettacolare. Questo sì che gli darà una marcia in più. Luca Filippi, ma cosa è dovuto questo risultato secondo te? Può sembrare riduttivo, ma credo che la qualità dell'auto abbia giocato un ruolo fondamentale. Possiamo discutere dei piloti finché vuoi, ma senza un team esperto alle spalle è impossibile ottenere risultati. Ha ragione, ha vinto il team, ha vinto il mitico Max Verstappen, ha vinto il campione del mondo 2021, Max Verstappen, Red Bull Honda, grandissimo Max, meritatissimo mondiale. Incredulo ed emozionato per il suo primo mondiale in Formula 1. Mitico Max. E il campione Hamilton a congratularsi. Incredibile, incredibile. Ciao ragazzi.